vanno bici a posto, ci sono invece poi lavori che ci complicano strada facendo. Questo purtroppo è stato uno di quei lavori complicati. Adesso procederemo a riaprire la gara secondo classificato, riapriremo il cantiere, tenendo presente che è stato un cantiere comunque già aperto lungamente, per cui vedremo se è il caso di riaprirlo subito o aspettare la primavera, compatibilmente con le esigenze di viabilistiche e dei residenti, porteremo a casa anche la copertura di Via Borbetta. Questo per quello che riguarda le strade. Poi, per quello che riguarda gli stati che rimangono disponibili, quindi le scuole, abbiamo due tipi di lavori, voi vedrete nella vostra tabella. Stiamo procedendo con i lavori che ha fatto 2010-2011 per quasi 2 milioni di euro sulle scuole, 1 milione e mezzo sulle scuole elementari, medie, 500 mila euro sugli asili materne. Nel frattempo stiamo predisponendo il progetto definitivo per impegnare le previsioni di lavoro, la parte dei lavori entro fine anno, all'inizio per l'anno prossimo, delle nuove disponibilità di bilancio. Per quello che riguarda i lavori in essere, abbiamo voluto particolare attenzione al complesso Rossini, perché c'era una serie di restrizioni di norme di sicurezza, eccetera, che non venivano rispettate, per cui la politica, che vi avevo già illustrato l'anno scorso, che non c'era, lo ricordo, che personalmente l'autrice e qui tutta la società si muove, è l'urgenza si rattoppa, tanti tipi di interventi sono di riqualificazione globale, cioè piuttosto che fare un intervento qua, un intervento là, si prende un edificio, si prende un plesso scolastico, lo si mette a norma, lo si mette a nuovo, lo si regolarizza e si passa oltre, perché altrimenti in 5 anni facciamo 50 scuole, ma poi la penso sempre tutte da rifare. Quest'anno ci siamo concentrati, come dicevo, per alimentare le medie, particolarmente sul Politesso Rossini, che è un grosso politesso, palestra e quant'altro, e per quello che riguarda le materne elementari, abbiamo fatto un'operazione ricontida, siamo poi intervenuti in modo da andare a completare quello che è la messa a norma delle scuole. Quindi 2 milioni di euro fino a parte il corso e all'incirca 1 milione di euro il progetto definitivo su cui stiamo lavorando. Per quello che invece riguarda gli spazi, gli impianti sportivi, sicuramente l'hanno fatta due grossi impianti da patrimonio durante la fine del 2010 e durante l'inizio del 2011, che sono lo Speroni, che andava ultimato e che sta venendo, stiamo facendo tutti i miei pochi, ma ormai le grosse facce sono completamente a norma per la C2, dove sono scivolati, per la C1 dove eravamo all'inizio dei lavori e per la B dove si spera di arrivare quando abbiamo fatto il progetto. Adesso non vorrei che sto facendo un nome, non so perché, però. E poi l'altro, sicuramente l'altro progetto importante che abbiamo seguito e che arrivato a compimento è quello del Padre Mamani. Il Padre Mamani sono stati investiti 200.000 euro sulla struttura del palazzetto, quindi impianto di raffrescamento e dell'unificazione, rifacimento della copertura, perché sapevamo tutti benissimo che aveva le perdite e quindi una struttura del genere averla con i pilone e i secchi per la raccolta dell'acqua, perché pioveva dentro il massimo, e quindi adesso ci abbiamo resa impermeabile, e poi abbiamo fatto un comune, e poi non lo vedete perché ho delle opere, perché è un intervento totalmente a carico di agi aspettativi, però abbiamo investito 350.000 euro di agi aspettativi nella sistemazione del parcheggio. Prima veniva utilizzata l'area adiacente, poi il parcheggio è uno sterrato inutilizzabile per l'80% dei giorni, perché aveva piovuto e quindi non era fruibile. L'abbiamo asfaltato e illuminato, abbiamo fatto il trattamento delle acque, quindi adesso è fruibile 365 giorni l'anno, quindi in caso di qualsiasi manifestazione. Abbiamo sportivi, progetti di sistemazione dei campi da tennis per un occupatore di 300.000 euro, stiamo uscendo con la gara praticamente dei lavori, si tratta di fare la recinzione e la copertura in campo, c'è un pallone, una copertura che è bidata a perdite, quindi
non solo non è facilmente fruibile, ma soprattutto costa in termini di riscaldamento del periodo invernale perché perde la tenuta termica, non la sostituire facciamo un investimento e potremo recuperare di gestione. Siamo anche in fase di approvazione definitivo della sistemazione del palazzetto di Via Giotto. Poi una buona notizia invece che vi do è che ieri ero dal Presidente della Provincia Mario Grandi e nonostante quello che qualcuno dice ho avuto la conferma della volontà che verrà firmata a breve dal Presidente della volontà di finanziare non solo il paraghiaccio ma anche la realizzazione di una struttura parallela al palazzetto del ghiaccio che sarà un palazzetto